Abbiamo avuto la possibilità di vedere le immagini prima di entrare dentro il cinema e ho visto che l'interno era essenzialmente fatto di poltrone rosse. Quindi ho pensato di lavorare su una questione di tipo pittorica, molto, di linguaggio molto basilare, che è quella, il gioco dei complementari. Il mio lavoro è un lavoro che si distribuisce all'interno del cinema e che è tutto verde, sono delle cose verdi che lavorano proprio in compensazione con tutto questo rosso che c'è dentro la sala. L'altro tema che mi sembrava interessante, che è proprio richiamato dal verde, è il tema dell'esotismo, che insomma direi che è piuttosto legato al cinema come fuga, no? Al cinema come visione di luoghi che non si possono raggiungere, che si possono solo immaginare. Scansiono anime cose. Fotografo anomalie. Distorgo la realtà. Elaboro racconti ignari. Quando siamo andati a fare il sopralluogo, mi è capitato di trovarmi sul palco e di guardare verso la platea e vedere questa distesa, questa marea di poltroncine rosse e di percepire subito come l'assenza dell'uomo, dello spettatore, fosse molto evidente, molto importante. E quindi io ho voluto lavorare un po' su questo concetto, cioè l'assenza e anche la presenza di un ipotetico spettatore, andando a creare un cerchio fluttuante, una sorta di evidenziazione o un'aureola che andasse a indicare lo spazio di questo spettatore ipotetico. Allora, ho portato uno schermo perché io non ho visitato prima il cinema, quindi però il cinema mi piace per questa enormità dello schermo rispetto al corpo umano. Questo schermo orizzontale, il corpo umano verticale, un po' rappresenta quello che potremmo definire spazio, no? E quindi cosa ho fatto? Ho ricostruito questo schermo con un grande foglio di carta. Perché? Perché lo schermo e le pagine del libro che andremo a fare hanno qualche cosa in comune, no, fra di loro. E quindi pensavo che, essendo un lavoro sostanzialmente sulla fotografia, raccontato tramite la fotografia, si potesse lavorare su questa idea di carta che poi andrò a lacerare. Cosa andrò a fare? Questo foglio che ho portato, questo schermo bianco, andrò a bucarlo montandomi sulla testa una sorta di disegno che, essendo incorniciato, posso bucare. Ecco, questa cosa mi piace non tanto per l'idea di distruggere lo schermo, ma perché ne cambia la condizione. Anche il cinema cambia un po' la nostra condizione. Ma io con il mio lavoro ho occupato il posto, quando andavo al cinema mi capitava spesso di tenere il posto e quindi aspettare, il cinema è l'attesa. E c'è un modo di dire per occupare il posto che è mettere il cappello. E allora ho messo un cappello, e il cappello che attraversa la storia del cinema è il borsalino Fedora, da Humphrey Bogart fino a Klaus Kinski, Fitzcarraldo, che portava un borsalino Fedora Panama. E quindi avevo in mente questa immagine di Kinski sul suo battello con il teatro dell'opera nomade che era riuscito a realizzare con
il borsalino bianco seduto su una poltrona rossa. Non sono Gabriele Di Matteo, ma in qualche modo sono Georges Méliès e sono qui per presentare un lavoro che si è intrecciato nel tempo. Nel 1902 ho diretto, sceneggiato, prodotto il primo film di fantascienza, Il viaggio sulla Luna, e Gabriele Di Matteo, 100 anni dopo, ha prodotto, sceneggiato, costruito, presentato un film intitolato Viaggio sulla Terra. In qualche modo ne è il sequel. In Viaggio sulla Terra si intrecciano storie di cinema e personaggi. Jacques Tati, ad esempio, no? E la spiaggia di Monsieur Rouleau, che è il punto in cui, durante questo viaggio fantastico di ritorno, i seleniti atterrano e qui iniziano a cercare il loro compagno comparso che era stato rapito da Méliès 100 anni prima, e in questo percorso si ritrovano a incontrare Marcel Duchamp e gli dà le informazioni necessarie per andare alla ricerca del loro compagno. Si avvicinano al teatro di Rennes, al Teatro Nazionale, dove c'è in corso una mostra dei documenti originali di Méliès del viaggio sulla Luna. Qui, in un dipinto, vedono il loro compagno, lo fanno scendere e insieme intraprendono il viaggio di ritorno sulla Luna a bordo di una Fiat Multipla. Allora, io ho portato una cosa molto semplice, essendo questo un cinema dove si proiettavano film, chiaramente, e non ho fatto altro che mettere l'indicazione della velocità della luce sulla balaustra. La velocità della luce è la velocità della conoscenza, perché tutte le nostre informazioni che carpiamo attraverso l'occhio viaggiano a quella velocità. Quindi la conoscenza ha una velocità ben determinata, né di più e né di meno di quel numero serve a capire quello che ci circonda. E a maggior ragione anche la fantasia, quindi, che si realizza attraverso il film, ha una sua velocità, che è quella lì, è quel numero che è sulla balaustra di questo cinema e che penso rimarrà finché non lo butteranno giù. Ok, grazie. Entrando in sala c'è un elemento distonico, una poltrona bianca in mezzo ad una distesa di poltrone rosse. Questa poltrona proviene dal vecchio Cinema Rex di Locarno, che un tempo ospitava il Festival del Cinema, e quindi in qualche modo questa poltrona contiene la storia del cinema, che si incrocia poi alla mia storia. Ed è contemporaneamente una riflessione sulla diversità. Il mio lavoro è da sempre orientato al tema della diversità, è un tema che oggi è estremamente di attualità, visto tutto il problema dei migranti, delle migrazioni, eccetera. In questo contesto diciamo che c'è una sorta di parallelismo di argomenti e di temi. Questo, ma la diversità in questo caso, va anche a marcare la diversità del cinema rispetto alla contemporaneità. Proprio perché il cinema è il luogo del tempo, mentre la contemporaneità è sempre più un luogo senza tempo.
Mr. Blind è il titolo di una canzone di Paris Hilton del 2006, appunto Stars Are Blind, quindi le stelle sono cieche, che ricorda molto l'idea appunto del destino, quindi del fatto che l'incontro tra due potenziali innamorati è dato da un certo punto dalla fortuna, appunto, che è cieca. E, io ho dato un appuntamento a una persona che sto aspettando e che dovrebbe venire al cinema con me. Questo cinema è stato chiuso per tanti anni, è in uno stato di addormentazione o di sogno, e il mio intervento un po' ricorda la musa che dorme. Questo lavoro che ho presentato qui al teatro Cinema Vela è un lavoro fatto apposta per questo luogo usando un materiale del 1988 che è una proiezione di Il viso avvolto nel corpo. È un super 8 di circa un minuto a loop. Se si ridisegna il movimento di me che si muove in un certo modo, si ottiene un disegno che si chiama la musa addormentata, che si riferisce a una faccia straiata per terra, e quella faccia poi rappresenta il movimento e le proporzioni del corpo umano, e questo è una parte di un disegno che ho fatto in quegli anni lì con molta regolarità, negli anni 80-90. Silenzio. Silenzio. Zitti, silenzio. 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 Zitti. Beh, prossimamente presento due lavori. Un lavoro è una brevissima azione teatrale in cui un'attrice impersonifica la luce e si muoverà all'interno degli spazi, girando intorno agli altri lavori, eccetera, più o meno velocemente, tutta vestita di bianco, accompagnando con dei gesti la presentazione di una sfera bianca di marmo. E l'altro lavoro invece è un cartello che ricorda un po' come formazione, forma i Tasebao, in cui c'è una semplice scritta film e una freccia. E questo cartello non sarà presentato solo all'interno degli spazi del Cinema Vela, ma anche sulla strada, nelle parti esterne, e inoltre in qualche modo si intreccerà con un lavoro di un altro artista presente che fa la comparsa. Il fumo, le cicche di sigarette, la sigaretta mi fanno subito pensare al cinema. Erano una traccia, indicavano il numero di persone che in qualche maniera avevano visto il film, quindi guardato la proiezione. Mi ricordo nei corridoi sceglievo sempre la poltroncina con sotto tante cicche di sigarette, perché probabilmente era una poltroncina che era stata precedentemente scaldata. I fumatori, ricordo, si mettevano sempre all'inizio della sala, quindi dietro, non nelle prime file, e creavano un ulteriore schermo con il fumo. Il fumo diventava materia solida e spesso alterava
la proiezione. Per animare la riapertura del cinema abbiamo pensato di portare il nostro lavoro, noi lavoriamo sul film 16 mm, abbiamo portato due proiettori con dei pezzi in loop di pellicola 16 mm che fanno parte del girato del nostro film, dei nostri film che sono ambientati sempre nel Mediterraneo, il nostro Mediterraneo vicino, quindi l'Italia, e in particolare questi pezzi che abbiamo portato sono ambientati a Matera e in un giardino del sud. Abbiamo poi associato una traccia audio, sonora che contiene una narrazione, una voce fuori campo che è presa anche quella da una parte del nostro film e quindi così abbiamo voluto portare un pezzo del nostro lavoro e riproporlo qui in una dimensione installativa.